Liberi TV, siamo nella sala Zuccari del Senato della Repubblica alla presentazione del libro Stato e criminalità. Fra gli autori dei 16 saggi presentati in questo testo, Stato e criminalità, con il sottotitolo Un rapporto non sempre dicotomico, ispirato proprio all'intervento nel testo del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, vogliamo rivolgerle una domanda. Questo rapporto fra Stato e criminalità non è dicotomico, perché lei nel suo intervento scrive la mafia non è contrapposta allo Stato, ma c'è qualche cosa di altro. Può spiegarlo ai nostri spettatori? C'è uno stereotipo che galleggia da sempre nella cultura antimafia, cioè che la mafia sia un antistato, che sia contrapposta allo Stato, e invece i fatti dimostrano che non è così, che non sempre è stato così, che molto spesso la mafia è stata al servizio delle istituzioni, si è posta al servizio delle istituzioni per determinate attività, soprattutto per quanto ha riguardato la soluzione di certi problemi legati alle punte, diciamo, di violenza mafiosa stragista, oppure ai sequestri di persona, oppure, diciamo, a tutto ciò che, in cui serviva in qualche modo dialogare, fare una sorta di trattativa tra Stato e mafia, no? Oggi il tema è attuale. Le trattative tra Stato e mafia sono state un po' troppe nel tempo, e questo è stato la forza delle mafie, la capacità di poter interagire, relazionarsi, interloquire anche con le istituzioni pubbliche ma anche private, con l'imprenditoria, con la società civile, di relazionarsi e in qualche modo di esercitare poteri sostitutivi in alcuni casi. Questa è stata la forza delle mafie. Ho un'ultima domanda: per togliere il tappeto da sotto i piedi alle mafie bisogna togliergli il brodo economico. In Italia da tantissimi anni si parla di introdurre nel codice penale il reato di autoriciclaggio, ancora non ci siamo. E può spiegare ai nostri ascoltatori, se vuole anche con un esempio, che cos'è l'attività di autoriciclaggio e perché è importante che questa sia punita? L'autoriciclaggio, come si desume dallo stesso termine, è l'attività di ripulitura del denaro sporco fatta dallo stesso autore del reato presupposto che ha prodotto quel denaro sporco, quel profitto illecito. Non è punita nel nostro paese, perché si ritiene, e c'è una larga parte di cultura giuridica penalistica che lo sostiene, si ritiene che non può essere punito chi, diciamo, dopo aver commesso il reato che ha prodotto quel profitto, in qualche modo ne dispone, ne gode, se ne lo utilizza. Quindi, diciamo, sarebbe una punizione, secondo queste teorie, doppia rispetto alla punizione per il reato. E invece non dovrebbe essere così, secondo altra parte della dottrina, perché molto spesso le attività di ripulitura e di riciclaggio del denaro sono attività che avvengono nell'ambito di attività economiche e imprenditoriali, quindi consistono in sostanza nel reinserimento nel circuito economico imprenditoriale legale di proventi illeciti, quindi consistono in attività di inquinamento del circuito economico legale e quindi di alterazione anche dei rapporti economici legali attraverso l'inserimento di denaro sporco. E quindi mi faccio capire, procuratore, se io fossi un mafioso, per cui non so, con il traffico di droga cerco di riciclare queste somme, quindi di introdurle nel mercato legale attraverso attività tra virgolette legali, io mafioso per questa attività, appunto, di ripulitura non possono essere punito, possono essere puniti solo chi mi aiuta? Secondo la legge italiana io mafioso non posso essere punito, ma può essere punito solo chi mi aiuta a riciclare. E invece i valori possono essere comunque sequestrati e confiscati, oppure anche quelli restano nella disponibilità dei mafiosi? No, i valori possono essere sequestrati e confiscati, non c'è alcun dubbio. La punibilità anche del mafioso, cioè dell'autore del reato presupposto, aggiunge un valore, diciamo, di questo tipo, innanzitutto un valore investigativo, perché consente di individuare più agevolmente il responsabile centrale e quindi, diciamo, il diretto interessato, il beneficiario delle attività di riciclaggio. Quindi non solo punirlo, ma anche prima ancora indagare su questa persona, e attraverso queste indagini sull'autoriciclatore si può arrivare più facilmente a scoprire la rete di coloro che lo aiutano, quindi ci agevola nelle indagini l'incriminazione di autoriciclaggio, che peraltro è prevista in alcuni paesi, in alcuni altri paesi dell'Unione Europea. E poi l'autoriciclaggio consente di colpire
l'evasione fiscale sostanzialmente, perché molto spesso sono gli evasori fiscali che fanno anche senza ausilio di nessuno le attività di riciclaggio, quindi di autoriciclaggio, reinvestendo i profitti illeciti dell'evasione fiscale in altre attività finanziarie o imprenditoriali. Quindi serve l'autoriciclaggio, a mio avviso, essenzialmente per la lotta all'evasione fiscale. Sono 250 miliardi di euro l'anno l'evasione fiscale nel nostro paese. Ditemi voi se non vale la pena combatterli. Grazie.